Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 11. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleocontatto. Ciao! Stagione 11, episodio 123, Future Warfighting, Placing Doctrine Before Technology. Ciao, questo è il podcast audio su questa bloggata, link per approfondire questi temi di guerre future, ponendo un'importanza prima la dottrina invece che la tecnologia. Questa è la bloggata di cui vi parlerò rapidamente. Il link appunto per raggiungere la mia bloggata, che è una traduzione in inglese di un file del IISS, la traduzione IISS la trovate linkata in descrizione. Dunque, che cosa vi posso dire? Quando la gente sente parlare di guerre future, oltre alla tecnologia, pensa anche ai soldati futuri. Quando i militari parlano di guerre future, che cosa intendono? Ecco, c'è nella comunità della difesa una grossa incomprensione sul fatto che la tecnologia sia il driver principale che genera tattiche. Nella realtà le capacità tecnologiche prese da sole non iniziano mai nuove tattiche di guerra. Quindi prima di iniziare a parlare di guerre future è meglio se si inizia dalla dottrina militare, linee guida per un'invasione o su come combattere una guerra futura. Per cui è necessario avere sia nuove capacità militari offerte dalla tecnologia, quanto una nuova dottrina militare che sappia valorizzare queste nuove innovazioni tecniche, in modo tale realmente da progettare con la proiezione futura di forza militare la cosa che potrà avvenire. Altre cose, tutta una serie di domande e di risposte, botta e risposta, dice, si parla spesso di cambiamenti del profilo della guerra. Che cosa è cambiato e che cosa non è cambiato? E che cosa è cambiato della natura della guerra o nella caratteristica della guerra? È un buon studio quello di von Clausewitz e la natura della guerra rimane costante. Anche le guerre future saranno dominate dalla frizione e dalla nebbia della guerra, da eventi inattesi e da eventi o battaglie che cambiano il destino di una guerra. Quello che è cambiato nella guerra sono le tattiche, perché è cambiato anche il ruolo che ha l'informazione del conflitto per gli operatori che si combattono. Satelliti, computer e comunicazioni hanno drasticamente, sino ad oggi, cambiato il modo di fare la guerra. E poi qui si continua a ragionare sul dominio di terra, di mare, di aria, il dominio cyber e anche poi il dominio dello spazio. La tecnologia è usata principalmente per scioccare il nemico nella dottrina americana, ma guardando alla tecnologia futura anche piccoli stati possono godere delle innovazioni tecnologiche a basso costo. Quindi questa democratizzazione della tecnologia come trasformerà la guerra futura? Dipende da che tipo di guerra andiamo a parlare. I conflitti simmetrici tra stati con scontri ad alta intensità, per cui il potere sarà dato nello scontro militare dalla tecnologia e dottrina che usano i contendenti. Non si può pensare a un trasferimento di tecnologia rispetto a molti assets primari. Quindi se si usano missili a lunga gittata, strike aerei, artiglieria a corto raggio e simultaneamente si muovono sul terreno formazioni corazzate o meccanizzate, poi c'è guerra elettronica in tutto il dominio, ci sono attacchi salvi ai sistemi del nemico, operazioni per disabilitare il centro di comando e controllo nemico. Quindi nella gestione di tutto il sistema dipende anche da quali sono gli obiettivi fissati dalla dottrina militare del nemico. Un'operazione combinata è però possibile solo se le truppe sul campo di battaglia sono capaci di nascondersi e di agire rapidamente e simultaneamente, andando a sorprendere il nemico in un'operazione combinata. Questo perché oggi la capacità di strikes contro truppe in manovra è molto elevata ed è efficace. E una volta che le truppe manovrano, perdono la capacità di nascondersi e diventano molto vulnerabili. Solitamente sono sempre colpite in modo violento e duro, causando pesantissime perdite. Altra cosa di cui posso brevemente andare a parlare, le guerre urbane disegnano un complesso conflitto di guerra, per cui non sempre
quindi sempre maggiori persone che vivono in città. Diciamo, è logico pensare a guerre urbane future, anche alla luce appunto che le città sono sempre più abitate. Quando si sceglie una guerra urbana è una guerra, diciamo, è una guerra di scelta, non di necessità, per cui guardando a possibili teatri di guerra in conflitti simmetrici è difficile pensare a scenari urbani di guerra. Probabilmente cambieranno poco il fuoco e la manovra a livello di squadre di plotone e compagnia. Probabilmente serviranno munizioni teleguidate per fuoco preciso ed efficace, oppure sistemi per evitare e ridurre morti da fuoco amico o danni collaterali con i civili. Al momento l'intelligenza artificiale non ha prodotto grandi risultati per una migliore identificazione amico-nemico oppure dei civili, questo in un conflitto urbano, anche se potenzialmente questa variabile potrebbe portare dei miglioramenti nei conflitti urbani. Ma la guerra urbana non avrà grandi cambiamenti. Dunque, che cos'altro vi posso dire? Ecco, in Cina investono negli armamenti convenzionali quanto nella tecnologia emergente, per diventare un competitor puro contro gli Stati Uniti. Ma chi sta sviluppando la dottrina per massimizzare questo binomio? Sono i militari oppure la società civile che sta sviluppando un pensiero intorno a questo binomio? Stati democratici contro stati autoritari, questi scontri futuri si riverberanno nel modo di combattere. C'è nella maggioranza degli stati democratici l'idea di usare la devoluzione, fissare un obiettivo e lasciare che il sottoposto risolva il problema tattico da solo. Invece la dottrina russa è molto prescrittiva e lascia poco spazio alla devoluzione. Si assegnano gli obiettivi e le truppe vanno da A a B senza alcuna flessibilità. Quindi l'idea che si stia sviluppando nei paesi europei il Mission Command, che non è altro che l'uso della devoluzione, ecco, in un ambiente fortemente degradato nello spettro delle frequenze, con le telecomunicazioni bloccate, con le forze che sono disperse per non essere annientate, per cui dovranno essere i comandanti sul campo a decidere gli obiettivi da raggiungere date le condizioni tattiche incontrate. La Russia sta iniziando a introdurre tra le proprie forze il concetto di Mission Command. È insolito che Mission Command, cioè la devoluzione che emerse in Germania all'epoca dei nazisti, che però non era uno stato democratico all'epoca della Seconda Guerra Mondiale. In Cina la PLA ha identificato la devoluzione come un'area che deve essere sviluppata nel suo esercito, che è sempre stata molto contratta militarmente questa facoltà sino ad oggi. Com'è possibile accelerare il decision making con le tecnologie emergenti? Durante la Seconda Guerra Mondiale anche i nazisti avevano i commissari politici che interferivano nelle decisioni militari, persino a livello di compagnia, e la cosa era presente anche nella PLA, ma questa presenza è stata fortemente ridotta nel tempo. Ecco, se siete interessati a queste cose, diciamo, al podcast lo potete ascoltare in inglese, link lo trovate in descrizione, oppure c'è la trascrizione in italiano del webinar. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.